Ciao, siamo nello studio di Versex Hero e oggi partiamo subito con la mail di un nostro fan. Vittorio, la leggi tu? Senti un po' qua cosa ci chiede. È un certo Luca di Milano e ti dice: caro Franco, a me e alla mia ragazza piace il sesso sadomaso ed entrambi volevamo provare a fare sesso anale senza lubrificante. Il mio timore è che questo possa causare danni in qualche modo. È possibile fare sesso anale senza lubrificante e non causare danni? O è solo una fantasia impossibile? A che gli diciamo questo Luca? Oh, sempre che si chiami Luca, che a volte nelle mail si mettono dei nomi diversi, è normale. Rispondiamo guardando più nel dettaglio e specificatamente il tema del sesso anale con le norme di sicurezza, chiamiamole così, per farlo al meglio. Il sesso anale, se fatto correttamente, può essere una fonte di enorme piacere, sia per gli uomini che per le donne. Oltrepassare il muro del tabù sociale contribuisce a rendere la tua vita sessuale più eccitante e stimolante. Tuttavia, se fatto in modo errato, il sesso anale può causare danni e infezioni. Senza una corretta lubrificazione, tu e il tuo partner potete crearvi dei danni. La nostra regola base è che quando si fa sesso anale è estremamente importante utilizzare una buona quantità di lubrificante per assicurarsi che non ci sia attrito eccessivo. Ricordati sempre che la cavità anale è molto diversa da quella vaginale, infatti l'ano non si può autolubrificare. Senza un'abbondante lubrificazione esterna, l'attrito tra il pene e la cavità anale può causare lesioni a tessuti interni di lei, sia nel retto che nel basso intestino. Ricordate che il suo magico buchino non è stato costruito per far entrare il tuo pene, ma è stato fatto per l'espulsione dei nostri rifiuti corporali. Ciò non significa che non ci si può divertire con il buco del culo, se si prendono le giuste precauzioni però. Ad esempio, anche la bocca è stata progettata per mangiare, ma come ben sai, fare e ricevere sesso orale è una delle esperienze più appaganti del sesso. Così come nel sesso orale prendi le giuste precauzioni per non soffocare con il pene la tua donna, altrettanto devi fare per il sesso anale. Ci sono un paio di precauzioni da prendere sempre e sottolineo sempre. Usare un buon quantitativo di olio lubrificante. Abbondare è la parola d'ordine, perché questo aiuta a ridurre lo sfregamento che si crea tra il pene e la cavità anale. Ricordare di muoverti piano e senza movimenti bruschi. E se lei vi chiede di fermarvi, fatelo subito. Anche se l'istinto e l'eccitazione ti vorrebbero far spingere come una locomotiva impazzita. Per evitare infezioni di qualsiasi tipo, l'igiene è un altro pilastro imprescindibile. L'ano, per la sua funzione di espellere i nostri rifiuti organici, contiene numerosi batteri, quindi prima di fare sesso anale, come prima cosa, è buona norma che lei svuotasse l'intestino almeno un'ora prima del rapporto anale. Il clistere è spesso una buona soluzione. Specialmente se lei è consapevole del fatto che acqua e sapone non sempre sono in grado di pulire il tutto e che la penetrazione anale giunge molto più in profondità di qualsiasi pulizia manuale che lei possa fare da sola. Prendere le dovute precauzioni. Se ha intenzione di fare sesso anale, il nostro consiglio è di usare sempre il preservativo. Questo per diminuire lo sfregamento e quindi più piacere e meno dolore per lei e anche per proteggervi da malattie sessualmente trasmissibili. Ricorda, nel sesso anale aumentano le possibilità di trasmissione se uno dei due è portatore di qualche malattia. Quindi, in conclusione, per rispondere alla mail del nostro fan, io suggerirei di non fare mai sesso anale senza lubrificante, cioè sarebbe veramente una forzatura e perché farlo in modo così che crei un forte attrito piuttosto che usare invece un lubrificante e un gel fatto apposta. Quindi il mio consiglio, anche parere personale, è quello appunto di non forzare, di non fare il sesso anale in maniera forzata, ma di usare, anche perché è un tipo di sessualità che, se usata in maniera intelligente e corretta, può portare a un piacere immenso per entrambi. Se altrimenti la usate in maniera errata, ovviamente può portare anche dei problemi, oltre che appunto di dolore fisico, anche dei problemi di salute. Quindi seguite i nostri consigli.